Yuri Gagarin, classe 1934, diventa il primo uomo a viaggiare nello spazio. Nato in un piccolo villaggio rurale a 200 km a ovest da Mosca, è costretto a interrompere gli studi giovanissimo a causa dell'invasione nazista. Ma la sua grande passione per il volo lo porta a soli 20 anni a ottenere il brevetto aereo, entrando a far parte dell'aeronautica militare sovietica, con l'obiettivo di diventare un pilota militare. Successivamente si addestra per diventare un cosmonauta e nel 1961 viene scelto per la prima missione umana nello spazio. È il 12 aprile 1961 quando a bordo della capsula Vostok 1 Gagarin compie un'intera orbita intorno al nostro pianeta, trascorrendo complessivamente 108 minuti tra le stelle. Il sogno della conquista del cosmo diventa realtà. È eroe nazionale per l'ex Unione Sovietica che grazie al cosmonauta vince contro gli Stati Uniti un nuovo importantissimo round nella corsa allo spazio. Dopo il successo del volo, viene impegnato dal regime sovietico in un tour per il mondo, interrompendo la sua carriera da pilota per diversi anni. Aveva appena 27 anni il giovanissimo cosmonauta e probabilmente sarebbe tornato lassù molto presto se un drammatico incidente aereo non avesse prematuramente posto fine alla sua vita, 7 anni dopo lo storico volo. Le dinamiche dell'incidente, rimaste oscure, hanno dato vita a diverse teorie cospirative. Oggi, a 50 anni dalla sua scomparsa, Gagarin resta un'icona mondiale, fonte di ispirazione per una conquista lontana dall'essere conclusa, quella che nei prossimi anni porterà l'uomo a immergersi nello spazio profondo fino a mettere piede su Marte.